e noi che siamo Un qua po' con le tue e piccole quindi orecchie. incontro tra le persone. Gli artisti che si esibiranno questa sera, come dicevo, vengono da diverse provenienze artistiche e anche E che regionali film è Massimo dell'India. Ranocchio? I cantanti che vedrete, soprattutto il signore col turbante, è un Baul. I Baul sono dei cantori che risalgono al Medioevo indiano, dei cantori mistici che risalgono appunto al Medioevo indiano, e che Baul vuole dire folle, vento. Tradizionalmente andavano nei villaggi in gruppi a suonare e a portare questa ventata di gioia, di scompiglio anche. Poi ci sono dei danzatori con le maschere, e i Baul vengono, è una tradizione del Bengala, quindi della parte centrale dell'India. Poi ci sono i danzatori che vedrete con le maschere, sono Cho, vengono da dei villaggi di contadini, di tradizione di contadini del Jharkhand, che è uno stato anche questo del nord, un po' il centro dell'India, che fa parte dell'India del nord. E nelle loro storie vedrete maschere di, ora non so stasera cosa danzano, però nelle loro danze portano quella che è la tradizione del Mahabharata, del Ramayana, del Purana, di tutte le storie mitiche ed epiche dell'India. Ci sono poi dei danzatori che si chiamano Gotipua, loro vengono dall'Orissa. Il Gotipua è una danza un po' simile all'Odissi, che è un'altra danza classica dell'India, una danza che veniva eseguita dentro al tempio, proprio una preghiera, come fosse una preghiera. E questi Gotipua hanno la particolarità di iniziare a danzare molto piccoli, all'età di 5-6 anni vanno nel villaggio, alla casa, alla scuola del maestro, che poi è la sua casa, e da lì imparano a ballare. Iniziano molto piccoli perché, come vedrete, nella loro danza, che non è solo danza classica indiana, hanno una parte acrobatica che vedrete. Thank you.
invitare a Bani Biswas sulla scena, per favore, per ringraziarlo, fondatore della compagnia che da molti anni propone questo tipo di lavoro che oggi avete visto in una forma molto riduttiva rispetto a quello che le rispettive tradizioni sono nella loro terra di origine. Però il fatto di lavorare insieme ha potuto creare negli anni un'esperienza singolare di ricerca sul movimento, sulla voce, sulla lingua, sull'incontro, insomma, anche umano con artisti di tradizioni diverse. E solitamente c'è anche una disciplina, un'arte marziale che si chiama Kalaripayattu nella compagnia. Appunto voglio ribadire quello che ha detto, ecco Bani. Milan Mela ha significato un incontro, anche portare un po' felicità, tutta questa storia, colore, questo. Grazie. Invitiamo a seguire la compagnia, se volete sapere di più c'è una pagina Facebook, appunto Milon Mela, il nome completo è Teatro di Ricerca delle Sorgenti, perché la compagnia nasce dall'esperienza che Abani ha fatto tra gli anni 70 e 80 all'interno della ricerca delle sorgenti di Jerzy Grotowski. È stato un grande ricercatore, riformatore del teatro in quegli anni e che da cui sono, diciamo, poi proseguite diverse esperienze, tra cui anche questa. E, loro hanno una casa in Bengala, Shantiniketan, a pochissimi chilometri dall'università fondata da Rabindranath Tagore. È un poeta che un secolo fa ha ricevuto il premio Nobel per i suoi poemi, i suoi canti, e che proprio ha anche promosso questo tipo di ecologia, diciamo, dell'essere umano nel suo aspetto, diciamo, completo, di non solo di pensiero, ma appunto di azione, di movimento, di origine, diciamo, di legame con le proprie potenzialità anche espressive, ecco. Adesso vi invito a contribuire per sostenere la compagnia nel loro viaggio. Quest'anno non siamo riusciti a creare un evento come gli anni scorsi in un teatro oppure con il supporto di qualche istituzione. Loro non hanno, diciamo, viaggiano comprandosi biglietti da soli, vengono dall'India su invito di alcune università che però, diciamo, oggigiorno non possono pagarli, quindi loro, diciamo, pur di poter continuare a presentare, a lavorare della loro arte, vengono lo stesso in Italia e diciamo si appoggiano a diverse realtà, piccole realtà, appunto come anche è la nostra, l'Albero Baniano, un'associazione la cui storia è molto legata appunto alla frequentazione di questa compagnia sin dal 2001, sia andando in Bengala sia frequentandoli in Italia. Niente, l'Albero Baniano è un'associazione di promozione sociale molto piccola che ha sede qui a Laveno. E ci occupiamo anche noi appunto di musica e danza indiana con dei laboratori sporadici, dei piccoli corsi continuativi, anche yoga, abbiamo un gruppetto di yoga a Cittiglio, un gruppetto di flauto indiano qui a Varese, a Laveno, scusate, e poi anche una parte consistente dell'associazione è il teatro di figura, e facciamo degli spettacoli di ombre, di burattini, marionette, e alcuni di questi con la musica dal vivo e alcuni dei quali anche di origine, di tradizione indiana.
Se volete sapere di più, potete contattarci l'Albero Baniano, Associazione di Promozione Sociale, su Facebook oppure su internet trovate i contatti. Vi ringraziamo, siate generosi e speriamo di potervi presentare ancora meglio questo tipo di serata.